Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Molte persone, fra le tante domande sul mistero, si chiedono dove vanno a finire le persone scomparse e perché scompaiono le persone. Innanzitutto approfitto per salutare alcuni miei iscritti, tra cui Goku Gr, Lorenzo, che si firma J, e anche Jacopo Ariano 08. Adesso parliamo di persone scomparse. In questo video non metterò le immagini, anche perché non mi sembra rispettoso verso le famiglie che hanno perso un familiare, ma adesso si parla di questo argomento. Innanzitutto i motivi sono vari. Alcuni scompaiono perché vengono rapiti. Qua si scompaiono tra maggiorenni e minorenni. Altri, qualche anziano con l'Alzheimer, oppure qualche, anche per depressione, alcuni scompaiono perché hanno dei problemi mentali, altri invece scompaiono perché fuggono dalle comunità e dei centri di accoglienza, altri invece scompaiono perché non hanno il coraggio di poter divorziare, di dover divorziare con il proprio coniuge, oppure perché hanno l'amante, i cosiddetti ghosting, altri ancora scompaiono nel nulla perché vogliono semplicemente cambiare identità. Questa è la forma più misteriosa di coloro che scompaiono. Uno scompare per cambiare identità, per andare a vivere semplicemente in un altro posto. Ma è anche vero che molti scompaiono anche per fuggire ai debiti troppo accumulati. Ci sono varie statistiche di persone che scompaiono nel mondo dal 1974 ad oggi, circa 25.290, e quelli ritrovati soltanto. Allora, questa è una. Sono statistiche. Dicono tra i ritrovati 65.858. Mi sono accorto che il numero è abbastanza maggiore, ma le statistiche variano sempre di volta in volta. In Italia la regione dove scompaiono più persone è la Lombardia, a seguire il Lazio, il Piemonte, la Sicilia e anche la Puglia. Ora vi dico in Italia e nel mondo le persone che scompaiono. Vi ho già detto i motivi. 17.480 scompaiono senza causa, senza un motivo apparente, di cui non si sa perché scompaiono. 4.036 scompaiono perché sono stufi di vivere in comunità o in centri di assistenza, che sono stufi di vivere negli istituti, ad esempio gli istituti psichiatrici oppure gli istituti per tossicodipendenti, stufi di essere controllati 24 ore su 24 e comandati a bacchetta, anche perché non vogliono che rimanere lì dentro, che poi fanno soltanto ingrossare i portafogli, secondo loro, fanno solo ingrossare i portafogli di chi li gestisce senza aiutarli realmente. Allora cercano in tutti i modi di scappare, perché non tutti vogliono stare nelle comunità. Non a tutti piace rimanere all'interno di un edificio assieme a degli estranei problematici
ed essere controllato, seguito e comandato a bacchetta da persone che neanche conosci, che si sentono in dovere di dirti cosa devi o non devi fare, oppure se ti fanno fare delle cose in tasca degli ospiti non entra niente, però se li prendono chi li accudisce. E non amano essere controllati, non amano stare all'interno di istituti di accoglienza o di comunità. Per questo motivo scappano. 2.999 persone scompaiono di propria volontà. I motivi anche qui psicologici sono vari. 558 persone scompaiono per disturbi psichici, tra cui depressione, ansia, stress o anche alcuni anziani che soffrono di Alzheimer. Se escono da soli, poi non sono più capaci di trovare la strada di ritorno e quindi scompaiono nel nulla. 291 per sottrazione al coniuge, cioè praticamente quelle persone che di famiglie divorziate oppure di famiglie problematiche o che stanno per divorziare, uno dei due prende i propri figli con sé e se ne scappa dove vuole lui o lei. L'89% invece sono vittime di reato. Metti caso che persone stufe di pagare il pizzo o aventi molti debiti accumulati, non riuscendo a pagare, allora scappano di casa, scompaiono nel nulla per non pagare più i propri debiti o per non pagare più il pizzo. La maggior parte di essi vengono ritrovati morti. Ci sono persone che sono state ritrovate i cadaveri nei boschi, altri che sono state ritrovate i cadaveri nei luoghi vicino qualche fiume, qualche lago o nella spiaggia al mare, altri che vengono trovati i propri corpi in luoghi lontani dalla propria abitazione. Molti di essi o sono suicidi oppure vengono uccisi a causa di qualche debito o a causa di qualche problema loro. Vi ho già elencati i vari problemi per cui molte persone scompaiono tra adulti e minori. Cosa più brutta e orribile, quelle persone che rapiscono i minori, a volte per il traffico d'organi, altre volte per la prostituzione minorile. Ed è la cosa più brutta che una persona possa capitare. Altri invece, come abbiamo visto per delitti d'amore, tra cui Yara Gambirasio, che è stata trovata morta, o Sara Scazzi, che se lo zio non avesse parlato, non avrebbero mai trovato dove era il cadavere di questa ragazza. O altre persone come Ciccettore, Denise Pipitone e tante altre persone di cui non si sa. Alcuni sono morti e si sa, altri invece non si hanno notizie. Alcuni di essi o sono morti, morti che il loro corpo non è ancora stato ritrovato, oppure realmente avranno cambiato identità. Ora vi dico il numero da chiamare in caso di persone scomparse. Lo trovo 116000, il centralino per trovare persone scomparse. Ma attenzione, niente scherzi telefonici, solo se è vero, perché prendono sul serio le telefonate, tra cui anche il telefono azzurro. C'è anche altro da dire in Italia. Allora,
Ogni mese scompaiono 1600 persone e di alcuni non si sa più nulla. Abbiamo già detto, dal 1974 ad oggi 64.000, però prima avevo letto in un altro articolo 25.229, ma non è una statistica sicura, sono solo statistiche. Si dice che 1600 persone in Italia scompaiono al mese, 11.254 nei primi 10 mesi del 2020, di cui 6.277 i minori ritrovati, circa 42,3%. 4.931 il 66,6% gli adulti ritrovati e 586 gli anziani over 65, 83,1% ritrovati. Secondo il prefetto Silvana Riccio sono circa 256.000 le denunce e 191.000 le persone ritrovate, alcuni invece dicono 64.000 le persone ritrovate ogni anno, 1.169 unità. Ancora da rintracciare 24.912, ma queste sono solo statistiche. 9.280 gli italiani e 15.632 gli stranieri. Tra gli immigrati, a parte il business che c'è dietro gli sbarchi, tra cui gli sbarchi a Lampedusa, che li fanno venire non per dargli un futuro migliore, ma semplicemente per arricchirsi gli scafisti, che si arricchiscono se fanno venire i migranti, di cui c'è anche corruzione da parte pure delle banche. 14.993 sono i maggiorenni e 10.319 i minorenni, quelli che scompaiono tra gli stranieri. Altro da dire, riguardando sempre, rimanendo a tema delle persone scomparse, in Giappone scompaiono circa 100.000 persone l'anno, tra cui li chiamano Yoatsu, che significa evaporati. Tra queste persone ci sono gli Hikikomori, che come ben sappiamo sono quei ragazzi e adolescenti che si recludono all'interno delle proprie camerette, evitando di stare a socializzare fuori. Magari stanno con i telefonini o con il computer, però completamente soli nella loro stanza da letto e si fanno dare del cibo dai propri genitori. E i karoshi, che sarebbero quelle persone che muoiono per il troppo lavoro, muoiono per affaticamento. Quindi si può morire o per mancanza di lavoro, se mancano gli stenti, se senza lavoro non puoi avere i soldi per comprarti del cibo, muori di stenti, oppure si muore per il troppo lavoro, senza nessuna pausa, ma forse pure sottopagati e sfruttati, e in Giappone li chiamano karoshi, mentre qua si dice incidente sul lavoro o morti bianche. E poi ci sono i family rental, che qua c'è da fare un video a parte. Sarebbero quei fidanzati o falsi fidanzati, falsi parenti o falsi amici, cioè persone che si affittano il loro corpo per un giorno o due a pagamento, fingendo di essere l'amico o un parente o il fidanzato o la fidanzata di quella persona. Se uno non se la sente di andare al bar, a un bar o un ristorante o
al cinema da solo, allora si affitta queste persone e poi ovviamente si fanno pagare. E ovviamente non è che poi sono tanto di compagnia, perché poi non sono neanche dei veri amici, non sono neanche dei veri parenti. E lì si affittano a pagamento per chi ha vergogna o timore di andare da solo al cinema o al teatro, come vi ho detto prima. Ora invece parliamo anche dei desaparecidos. I desaparecidos sono gli scomparsi messicani. Milioni di persone in Messico scompaiono, molti di loro sono minorenni e qua già sappiamo della prostituzione minorile e del traffico d'organi, altri invece di loro spontanea volontà per fuggire dai loro debiti, oppure se non hanno il coraggio di dichiararsi al proprio coniuge di avere l'amante o di voler fare il divorzio, i cosiddetti ghosting, ma quelli in Gran Bretagna. Adesso invece parliamo degli scomparsi all'estero. Per esempio, in Francia 60.000 persone l'anno, ma queste sono solo statistiche. In Gran Bretagna 350.000 persone l'anno, in Spagna 12.000 persone l'anno, in Germania 350-200 persone l'anno, 14.000 cadaveri non sono ancora stati identificati. Bene, amici, con questo è veramente tutto. Spero di poter avere la monetizzazione, spero di poter avere un aumento non solo degli iscritti, che vanno bene, potrebbero anche salire, sarebbe meglio, ma è sufficiente anche quello che ho, non proprio, perché ci vogliono almeno 4.000 ore di visualizzazione in totale per avere la monetizzazione, così non posso essere monetizzato, anche se in maggior parte dei casi mi interessa di più dire quello che devo informare le persone. Più in là farò altri video sempre al riguardo. Bene, amici, spero che vi è piaciuto, spero di aumentare anche come visualizzazioni oltre che come iscritti. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico.